Domenica blasfema in Berlinale con l'arrivo di Lars von Trier e del primo capitolo del suo Nymphomaniac, versione di 2 ore e mezza circa, edulcorata rispetto a quella integrale. Colpo di fulmine stavolta. Il tentativo di Lars von Trier di dare un carattere enciclopedico all'opera, il tono comico, l'interpretazione degli attori e la singolarità del progetto sono inoppugnabili. Certo, qualche volta rischia di essere superficiale, ma il film si lascia seguire, diverte e qualche spunto di riflessione lo instilla. Difficile non cedere alla tentazione di vedere subito anche il secondo capitolo. Shock in conferenza stampa, dove un accigliato Shia LaBeouf alla prima domanda risponde con un'espressione abbastanza enigmatica per poi uscire dalla sala. Letteralmente tradotta, quando i gabbiani seguono il peschereccio è perché pensano che le sardine saranno gettate in mare. Citazione peraltro di Eric Cantona, già usata in un noto film di Ken Loach. La teoria più accreditata è che l'attore stia passando un momento di crisi e voglia ritirarsi dalla vita pubblica. But you know, Lars wrote this really basically fantastic monologue where, you know, this woman, this fury of a woman scorned, you know, enters this room and really no one else speaks, she just keeps talking. So it was a really great challenge to memorize sort of 7 pages of Lars's female diatribe of rage.